Dobbiamo rimettere qualche componente e vediamo se questo iPhone 6S riprende a funzionare. Allora, abbiamo preso la parte di ricambio. L'abbiamo presa da un iPhone 6 perché questo qui in genere non ci capita mai, per cui non l'abbiamo mai comprato come parte di ricambio, ma è lo stesso U1602, anche se qui si chiama in modo diverso, che sta sull'iPhone 6. È identico, non cambia nulla. Ha le stesse funzioni, è lo stesso componente, per cui forse anche per quello non l'abbiamo mai comprato, abbiamo comprato l'U602 dell'iPhone 6. Ok. Allora, a questo punto siamo arrivati al dunque di rimetterlo per fare in modo che vediamo che non c'è più corto. Una volta che non c'è più corto, ma c'è il valore, possiamo procedere con rimettere tutto il resto e quindi riparare questo iPhone 6S che aveva due danni, backlight e back screen. Ok? Bene, dovremmo essere dal vivo, vediamo un attimo perché poi io adesso stavo parlando ma non guardavo, ma comunque la diretta dovrebbe essere partita. Qui a Roma sta facendo un sacco di danni, ragazzi, di tutto e di più, perché ho sentito in alcune zone che realmente si sta comportando male il tempo, eh? Che volete la vita? Allora, condividiamo questa diretta sempre anche per gli amici che ci vedono da Facebook. Apple iPhone 6S, black screen e backlight, seconda parte. Quindi stiamo continuando con la riparazione di questo iPhone 6S, che ci hanno portato per un danno duplice. Poi abbiamo visto che c'era anche questa cosa qui, magari si è creato adesso, niente si crea, niente si distrugge, ma tutto si trasforma. Può essere quindi che si sia creata ora, valla a sapere, no? Un attimo che finisco di condividere. Dicevo, a Roma sta facendo un sacco di danni il tempo, zone allagate, zone senza corrente. Penso poi anche un po' in tutta Italia la situazione è la stessa, no? Dunque, ci dice Flamur e Mini che la diretta va bene, benissimo, meglio così. Allora, vediamo un po'. Io ho preparato qui, adesso tocca mettere, diamo una pulitina prima di tutto perché ho continuato a pulire. Meglio pulire bene che pulire male, no? Sarei anche un po' stanco perché poi nel frattempo ho fatto altre cose, è venuto anche un cliente che è quello che fa qua accanto a noi le pizze. Per un telefono, qua, là, guarda che oggi è festa, ah, che vabbè, ma io ci sono, ho capito, ci sono. Mi devo dileguare, ragazzi, eh. Mi devo nascondere, se no mi cercano in tutti i momenti. Ok, allora, queste sono le piazzole che ho pulito, come vedete, per poterci mettere il componente. Allora, il componente, da quello che vedo io sullo Zillion, ha delle resistenze sulla parte verso la CPU. Siccome su questi componenti non si riesce, oddio, me lo sono perso. No, stava qui. Che fine ha fatto? Ah, l'ho messo qui. Oddio, mi era preso un colpo. L'ho già avvicinato. Dico, ma dove sta? Che me lo sono perso. L'ho preparato e poi me lo perdo. Non è possibile. Ora, per vedere il verso, perché non si vede da dietro che è tutto nero, lo vediamo da sotto. Ha tre resistenze, tre masse qui, qui e qui. Qui devono essere quindi tre masse. E quello ci dice qual è il verso. Lo facciamo col multimetro. Una cosa veloce. Buonasera, Computer Mania. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, è spento. Ah no. Dove stanno le tre masse? Vediamo un po'. È questo? Sì, stanno qui quindi. Ok, quindi lo mettiamo così. Lo rigiriamo. Lo gireremo così. Scendi giù ancora. Ecco. E anche qui stanno le tre masse, vedete? Qui, da qui, da qui a qui. Questo significa che questo qui andrà rigirato piano piano così. Stai fermo qua, bastardino. Va bene, allora è pronto all'uso, abbiamo misurato per capire il verso, perché quando non si vede sopra da qualche parte il verso lo deve vedere, no? L'abbiamo visto di sotto, con le tre masse che questo questi C ha. Qui si chiama U3300, sull'iPhone
sull'iPhone 6 si chiama U1602 e quindi l'hanno cambiato il nome, ma il componente è completamente identico, non cambia una ceppa, per cui non fatevi rubare i soldi. Guarda, questo mi si è attaccato lo stencil al, no, tweezer, mi lasci stare il tweezer, grazie. Ehi tu, ok, allora. Bene, avete visto com'è diventata la resina che abbiamo messo prima? Si è seccata, è quasi trasparente ma ancora sul rosso, rosso, sembrava rosa, ma invece è rosso, insomma, fate vobis. Questa comunque ci serve per proteggere la scheda madre. Dunque, ricontrollo il verso perché non mi vorrei sbagliare, se si è spostato mi frega, dovrebbe essere così come sta, vediamo. Sì, il verso è giusto. A posto allora, adesso basta girare. Così, no, siccome sta di là, oddio, stanno di qua, quello sta di là, come faccio a mandarlo di là? Girando, così, sì, adesso ci siamo forse, vediamo. Se le tre piazzole stanno qua sopra è giusto, sono un po' rimbambito, scusatemi, ma allora, vediamo adesso, stanno qui sopra? Qui sotto? Lo stanno? Ehi, amico? Sì, stanno qua sopra perché... Adesso rigirando va bene, ok, prima non andava bene, quindi adesso facendo così sta giusto, benissimo. Scendiamo giù, eccoci qua, ok, adesso possiamo saldare e non dovrebbe andare in corto come la volta precedente. Scantiamo un po' questa pellicina in modo che non ci rompa le scatole. Vabbè, questa la rimettiamo dopo, meglio toglierla che adesso sta in mezzo alle scatole, quella che abbiamo messo sopra il componente lì in avanti. Allora, vediamo un po', dovrebbe essere messo bene, no? Sì, vediamo un po', sì, ok. Bene ragazzi, U3300 che avevamo trovato in corto sulla main, adesso non è più in corto, quindi lo andiamo a saldare. Via, 140 gradi non bastano, adesso va meglio. Era impostato la saldatrice a rimozione resina. Dunque, eccocelo qua, lo saldiamo, eh. Si deve spostare a sinistra. Prima o poi. Si sta spostando su. Dai. Ancora un po', grazie. Ecco. Ancora un pochettino, poco poco. Ok, ci siamo. Aspettiamo che si... Ecco qua. Questo è andato. Adesso se non c'è corto è... C'è anche il valore, cioè la piazzola corrispondente dell'L3300, quella naturalmente verso di C, stiamo a posto. Allora, il valore che dovrebbe esserci come resistenza a massa, naturalmente, è 354, che lo prende poi dalle piazzole di questo componente, l'U3300. Parlo di valore di resistenza a massa, non parlo di un'altra cosa. Qua intanto non è inquadrato, abbassiamo un po'. Che è successo? Perché si è alzato questo? Perché qui si è abbassato. Ok, un attimo su, che rialziamo, ecco qui, multimetro, questo che vedete davanti lo scansiamo qui, sono le mie cuffie. Dunque, allora, multimetro, vediamo se abbiamo questa resistenza a massa, quindi vuol dire che è stato saldato bene e non sta più in corto come stava prima. Ok, positivo sul negativo, andiamo a misurare qui e qui. Sta in bippa però. Non famo scherzi, eh. Niente bippa. Mi devi dare il valore di resistenza a massa. Non mi dire che appena che messo que metto quello se ne va in tilt. Non ce lo metto proprio. Ma che pizza, ragazzi. Boh, aspettiamo, può essere che sia ancora bollente, abbia gli spiriti bollenti. Mi bippa. Dunque, stiamo a modalità di resistenza a massa? Sì. Da altre parti ci dovrebbe essere tutto anche qui in corto? Sì, sta in corto.
Dai, ha rotto le scatole. Ai ai ai. Io penso che adesso il corto sia dovuto al caldo, perché quando riscaldo la scheda, tutta sta zona mi dà corto. Spero che sia quello, perché insomma, mi sono stufato di dover cambiare tutto. Dico al cliente, ti metto il tuo telefono, non lo voglio più vedere, portatelo a casa. E poi quando sei andato a casa, riportatelo a casa un'altra volta. Dunque, mi dice Computer Mania, ho un problema con un wicchio. Dio, di buttarlo comunque se vuoi, eh. Freddy si chiama. Non appena lo accendo non parte. Ah. Se lo metto in carica c'è la spia rossa del caricamento che fa accendi e spegni. Lei cosa mi consiglia di fare? Dunque, un wicchio, io direi che una soluzione sarebbe, ma vale la pena ripararlo? Perché costa così poco che boh, io lo cambierei, io lo butterei. Ancora bippa? Vediamo un po'. Boh, sta salendo, però ancora siamo a 92. Deve salire, deve salire, deve salire. Sali, sale, scende la marea. Sando cancialla. C'è quella cosa lì. Oh mio caro buon Gesù, non ti voglio offendere più. Quanto sta? Oh, non ho letto bene. 14, è poco. Ma io, insomma, no, io ti spacco il cranio. Perché devi andare in corto, maledetto EC? Mi puoi spiegare perché vai in corto su quelle due piazzole? Se tu me lo spieghi, io ti capisco. Così non ti riesco a capire. Perché in fin dei conti, quando lo metto, quelle due piazzole lì, no, queste due qui voglio dire, la B che è sto qua, B2 e A2, vanno in corto. E quindi mi va in corto la main, main. Come facciamo? Non le collego. Così funziona. Ah. Allora, vediamo adesso. Mannaggia la miseria. Non se ne può più. Stiamo ancora in corto. Aspetta però, non è che è indipendente adesso, perché? Dunque, perché? Mentre qui bippa. Boh, perché bippa in ambulati quando non c'è l'induttanza? Adesso dovrebbe bippare solo perché è caldo, spero. Aspettiamo. Perché è caldo bollente? Perché una cosa è la main, una cosa è quell'altro, no? Ma io sono un po' stanco, ragazzi, eh. Tra un po' lo lascio perché la stanchezza è una cosa anche da tenere conto. Bisogna anche riposarsi, non si può sempre lavorare. Oggi infatti è la festa dei santi, era il momento giusto per stare a pancia all'aria e non far nulla. No? O eventualmente, sì, altre cose. Se. Bippa. Oh, sta in corto pure la main. Ma chi l'ha toccata la main? Anche perché di qua, vediamo se qualcosa. Ah sì, la piazzola D1 si accende, quindi dovrebbe essere andato in corso al D1, la A2 e la B2. Madonna, che è sto coso? Possibile che l'ho messa a rovescio? Vabbè, staccamolo. Se staccandolo finisce il beep, era proprio lui sto maledetto. Uffa, però non c'era motivo adesso per andare in corso. Qui lo dico e qui lo nego. Ora se togliendolo finisce il corto vuol dire che io poi per oggi basta, ragazzi, basta. Questo telefono mi ha stufato. Ma non vorrei che lo saldo da rovescio, eh. Ma lo stacco e lo misuro. Così per sicurezza. Dai. Andiamo. Eccolo. Dunque, le piazzole toccano ed erano bene. Dunque, allora, da questa parte qui ci devono essere le masse, se no
sbagliato a metterlo e quindi è mia colpa, no? Quindi girandolo le piazzole dovrebbero andare su. Se lassù, ah ecco, si sono spianate ragazzi, quelle piazzole. La voi girate, va a fan. Quelle tre piazzole in alto, stranamente si sono spianate. Quindi questo EC non è buono, dobbiamo comprarlo uno buono, dai. Vediamo però se la massa stava là sopra. Sì, era messo bene. Però avete visto che fine hanno fatto, no? Si sono squagliate, si sono unite qualcosa. E adesso il corto non c'è più, giusto? Vediamo. Allora, c'era un corto qui, non c'è più, c'era un corto qui e non c'è più. Maledetto figlio di... Allora facciamo una cosa, per non saperne leggere né scrivere, perché senza questo dovrebbe partire ugualmente, per cui per adesso soprassediamo finché arriva e mettiamo gli altri, no? Almeno riparte, poi ci pensiamo alle altre cose, lo fan bene, no? Dunque, allora, qui le piazzole ce le abbiamo, per cui non devo fare nient'altro che metterci il componente. Qui ce l'abbiamo, qui sono da rifare, prendiamo la punta giusta. Oh, oh, è acceso? No. Accendiamo, mettiamoci un po' di flux. Ragazzi, la vita è troppo dura per i troppo buoni. Ecco qua, flux se ce l'ho messo, andiamo a dare una sistemata. Allora, qui c'è troppo stagno, ne rubiamo un po' qui e lo mettiamo qua. Allora, qui dovremmo aver fatto, quindi possiamo prendere la inductance, eccola qua. Ora bisogna prendere un'altra perché questa qui è una, l'altra si è rotta, intanto mettiamo questa, va. Oh, qui c'è un pisello, è rimasto alzato. Ehi, amico tuo, ma come fai? Non si fa così. Va bene, così va meglio. Scendi giù, scendi giù, 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 grazie. Fermo così che ti facciamo la fotografia. Vai un po' più avanti tu. Ancora un po', ecco. E saldiamo l'induttanza. Dunque, adesso saldiamo i due condensatori, poi mettiamo il diodo. Allora, qui è rimasto pure qui a pisello. Così va meglio. Scendi, scendi che la festa è finita, ma il nostro è qua.
la musica è finita. Allora, mancano quanti componenti ancora? Uno, due, tre. Mancherebbe quello del flash, ma chi se ne frega per questo. Senza quello dovrebbe fungere ugualmente. E soprattutto non dovrebbe essere un titolo main. Dicasi anche main. Main. Allora. Devo prendere intanto un'altra induttanza perché quella lì ne serve una ancora. Diodo, diode, induttance. Allora, BC backlight, eccola qui. Induttanza U4021. Esci fuori da qui. Su. Pa, gli amici sono tanti, è un'utile serata, amore mio. Sono cotto ragazzi, ma sto andando avanti per inerzia. Sono stanco. Sono già le 19:30. Qualcuno dice, ma erano le 20:30. Vabbè, ormai sono le 19:30 però. Erano, eramus eratis. Allora, adesso mettiamo the diode and the inductance. Diode, dove sta? Eccolo qua. Vieni con me, caro. Fanculo, caro. Non si vuole far prendere. Eccolo qui, lo poggiamo qua. Piazzola grande, piazzola piccola. Allora, sotto qui, mettendoci un goccetto di flux, facciamo appena appena un accenno alla piazzola, perché così si salda meglio. Visto che di là c'è, perché di qua no? Fermo. Non te muovo che te meno. Ok. Era questo che volevo. Era lì che voleva volare, uccellino della comare. Allora, mettiamoci un po' di flux qua e mettiamo i componenti, poi mancherebbe solo l'induttanzona grande. Oh, e lasciami stare. Ok. Bene, giriamoci così, così l'aria se ne va de fuori. E non verso la CPU, CPU, ci piaci tu, CPU, CPU, pipipipi. Allora salutiamo anche Andrea Dragoni e Antonino Minaudo. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, piazzola grande, piazzola piccola, girate, girati e vai così, giù, giù, giù. All right. Fermo qua, non rompe le scatole. Oh, ti ho detto di fermate qua, benissimo. Prendiamo l'induttance. È blisterata, un attimo solo, che la sblistero e andiamo. Tu esci da questo corpo. Eccola qui, presa. Vieni qua, disgraziata. Disgraziata, vieni qua, vergognata, eccoti, mettiti qua, grazie. Bene, andiamo in saldatura e poi manca l'ultima beh, ci starebbe anche quello lì che manca, ma mo non ce l'ho, per ora ne facciamo a meno, poi lo metteremo, tanto quello attiva il flash, chi se ne frega. Andiamo su, saldate. Datti una mossa che qui abbiamo da fare. Ok, ho visto che scendevano. Scende la pioggia. Oh, oggi è vero che scende la pioggia, eh.
Salutiamo anche Mario Monreale. Buonasera, buon festa di tutti i santi. Che qua ogni tanto. Oh, sapete quanti santi che nominiamo noi qua, eh? Che ci rifanno proprio tirare, no, i santi, queste riparazioni. E comincia a fare sia benedetto San quello, sia benedetto San quell'altro, no? Poi non si può allargare, ci stanno altre benedizioni, però quelle diciamo sono le principali. Mi metto poco da quella parte di stagno perché sennò mi va a schizzare sull'icondensatea. Meglio non allargarsi, no? Ehi, disgraziato, vieni qua. Guarda se si stacca sta stupida di induttanza. Poi quando le attacchi non si vogliono attaccare, quando le vuoi staccare non si vogliono staccare. Pare fatta apposta per rompere le scatole. Eccolo qua. Questa è l'altra induttanza, l'ultima. E poi dovrebbe essere la luce. Ma non dovrebbe funzionare qualcosa, in particolare il flash, ma chi se ne frega per adesso, no? Però almeno possiamo vedere se l'abbiamo riportato in vita, perché era morto, ma più morto che morto non si poteva. Ok? Vado, eh. Un saluto anche a Lorenzo D'Andrea, non so se ci hai seguito anche nella precedente diretta, ma stiamo terminando il lavoro. Allora, andiamo, su, saldate. Oh, un buon amo, io cerco di spingerle un po', perché così vanno sicuramente come voglio io. Guarda, questa la vorrei così. Right? Andiamo su, saldate. Picciati, dai che c'ho da fare. Oh, andiamo. Ecco. Voilà, andata. Mi vogliono sapere quale frustante uso. Il frustante ne uso tre, però se ne dico quello che mi ritengo migliore. Il Mechanic UV, si chiama UV50 mi sembra, MCN UV50, scegli questo e vai colpo sicuro. Mechanic, che si scrive CH, eh? Mechanic MCN UV50. Poco fa l'ho usato, mi ha chiavicato mezzo mondo sto frustante, fanculo. Allora, finalmente dovremmo aver terminato la nostra fatica di Ercole. Beh, non è proprio completamente terminata, ma stiamo ormai alla fase finale. Avete fatto festa oggi? Sì. All Saints, All Saints. Insomma, quella roba lì. Bravi. A Roma alcuni stanno festeggiando alla grande, col fatto che è andata via la corrente. E si sta allagando tutta Roma. Oh, sapete che festa dei santi che stanno facendo quelli? Guardate, li staranno nominando tutti quanti insieme, senza tralasciarne nessuno. Se sono religiosi, non sono religiosi, nomineranno qualche altra cosa, no? Dunque, vediamo i valori sul connettore Let's Detach. L'abbiamo messo nuovo stamattina, eh? Si vede che è nuovo? Sì, ok. Allora, resistenza a massa, si è spento. Vediamo se ci stanno i valori, se ci stanno vuol dire che possiamo avere la luce. E abbiamo pagato la bolletta, no? Ah, qui in molte zone di Roma la luce non c'è. Noi ce l'abbiamo, che fortuna. Dunque, vediamo qua. Allora, questo ci dice 5,17, dovrebbe essere 600, ma per adesso ci va bene. 3,90 dovrebbe essere 500. Beh, stiamo salendo come valori perché naturalmente dovete sapere che essendo caldo è normale. Però non c'è più quel valore basso e non ci dovrebbe essere anche più qui giù nessun corto. Controlliamo, eh. Allora qui 287. Togliamo sto stagno in più, vero? Vogliamo togliere? Ah, boh, se sono d'accordo con voi, vedete con lo stagno che fuoriesce. Lo togliamo da lì? Ah, boh. Vabbè. Ma è solo una questione estetica perché non stava in corto, eh. Altrimenti l'avrei tolto subito. Ok, adesso è più pulito, no? Allora, controlliamo ancora de Valera i valori. Stiamo qui in questa zona backlight. Allora, qui deve essere intorno ai 325 e stiamo a 295 per adesso, no? Qui 500 circa e ci stiamo arrivando. Pure qui, quasi ci siamo. Qui 500 circa, pure qui, vediamo. Non riesco a entrarci. Oh. Non c'è spazio, ragazzi. Non riesco a entrare là dietro. Però mi fido. Allora, dunque, a parte le battute, no? Oh, ogni tanto bisogna pure fidarsi, no? Dunque, qui sopra quanto abbiamo? Una ceppa. Sì, perché manca l'IC, quindi qua su questi due condensatori non c'è niente.
Io l'ho messo vicino, ma è andato in corto. Mo, se senza C non si accende, mi toccherà per forza metterlo. Spero che se manca non sentiremo la mancanza per niente. E chi si è visto, si è visto, no? Vito Lo Sacco, buonasera anche a te. Allora, vediamo a quanto siamo arrivati, mo? Sul connettore Lecce Detach. Allora, questo deve essere 600. Vabbè, ci siamo quasi. 500? Ci siamo quasi. 600. Boh. Vediamo i 1000, 1000 passa, perché quando sono 1000 passa sulla terza persona, qua vuol dire che stiamo a posto. Sta quasi arrivando, l'avete visto? Ha detto, mo vengo o non vengo. Finché non compaiono quelli, io non posso provare, perché quelli mi dicono che la scheda è si è raffreddata, ancora è un po' calda. Oh, te vuoi staccare qua? Ok. Bene, prendo la scocca intanto. Eccola qui, iPhone 6S. No, questo è lo schermo del cliente, ma fa schifo. Però tocca provarlo perché, visto e considerate che con questo che ha fatto secco tutto, voglio vedere se funziona. Allora, ce n'è un altro uguale, da riparare. Però stasera sinceramente basta, perché sono stanco, eh. Io continuerei a lunga, però quando sei stanco. Poi stamattina mi sono fatto un'ora e passa in palestra, pure quello influisce. Allora, stamattina non c'era nessuno, bello tranquillo. Allora, vediamo se qui sulla piazzola 3 è tornato il valore. Se è tornato vuol dire che possiamo provare. Piazzola numero 3 della Backlight, 1500 circa. Vediamo. Di resistenza massa naturalmente. È tornata? Eccola là, 1480. Mi visto, è tornata. Vediamo sui 3 qua, 600, 500, 600. Barata memoria, ragazzi. 600. 500. 600. Bene, abbiamo buone speranze che ci siamo. Un saluto anche a Technic Repair. Buonasera. Allora, ci sarà la luce? Avrà pagato la bolletta questo? Vediamo. Connettore inserito, vediamo quest'altro, vai. Mo' è nuovo, dovrebbe entrare, no? Sì, infatti mo' è entrato subito bene. Prima per farlo entrare era una battaglia navale. Allora, togliamo lo Zillion, togliamo l'Omegon, mi vedete la mia bella faccia, ma accontentato, dai, mo', che faccia volete? Io vi potrei mettere anche una bella ragazza, se volete. La paghiamo apposta, la mettiamo qui, vi canta le canzoni, che ne so. Dunque, signor Gamer, siccome questi messaggi non sono graditi, purtroppo nascondiamo. Se vuoi fare pubblicità, io ti saluto naturalmente, per il resto non posso accettare le richieste che fai tu. Io non vado sui canali degli altri dicendo iscrivetevi al mio canale, normale, no? Per cui è inutile che posti questo perché tanto non te lo accetto, ok? Bene. Allora, c'è la luce? Mettiamo la batteria se vogliamo vedere la luce, perché la batteria è staccata. Eccoci qua, vediamo se finalmente vediamo la luce. Accendo, eh. Non si vede nulla. Spero che la batteria sia scarica. Diamo corrente, vediamo quanto assorbe. Allora, voilà. E inserito. Dunque, sul schermo non si vede nulla. L'assorbimento è buono, 1 ampere. Però sullo schermo stiamo ancora al buio. Oh, secondo me manca la corrente pure qui, non solo a Roma. Però l'assorbimento adesso è ottimo. 1 ampere. Io direi di provare con altro schermo, perché questo è quello che ha distrutto tutto, no? Che dite, proviamo con altro? Ma questo non ha capito che non deve mandarsi messaggi. Non ti riaccetto, Lorenzo. Ok, proviamo con l'altro schermo, questo non si illumina. Ricontrolliamo i valori se non me l'ha bruciati. Dunque, vi ricordate ormai a memoria, no? Allora, abbiamo detto 600, 500, 600, no? Ci stanno ancora? Speriamo di sì. Allora. 600 si è abbassato. 500, 600. Oh, i valori ci stanno ancora. Però si è abbassato questo schermo. Io direi che questo schermo gli dirò al signor. Ma non mi ricordo come si chiama questo, di buttarlo, che fa meglio.
Prendo il mio schermo. Con questo si dovrebbe vedere la luce. È entrato. Batteria, vediamo adesso. Ecco, adesso c'è la luce perché mi dice attaccare la spinetta, vedete? Dice collega la spina perché sto scarico. Quindi vuol dire che adesso ci siamo. Spinetta, vedete? Ok, allora adesso carichiamolo e vediamo finalmente sta luce. Poi per quanto riguarda il resto, nel senso che quell'IC appena ci arrivo lo mettiamo. Batteria in carica, eccola qui, batteria in carica, quindi la luce è tornata. La riparazione, signori, è completata. Qui c'era un casino, proprio un macello, perché c'era inizialmente, trovo una backlight, linea 2, dico quella la solita. Sembrava una cosa facile facile, cambiare solo la FL, e invece no, perché cambiata la FL, valore tornato ma morto. A che mi è venuto il dubbio, questa è tutta la storia, c'erano i ragazzi poi a cui sto facendo il corso per tecnico del laboratorio presenti, possono testimoniarvelo, c'era sia Giuseppe, che sta qui alla mia destra, si chiama De Carlo di cognome, e c'era anche Mariano, che sta di là, di fronte a me, lui di cognome fa Pezzano. Sono tutti e due di Giuliano. Una cosa particolare, questi due vengono dallo stesso paese, si sono iscritti al mio corso, ma non si conoscevano. Non sapevano nemmeno che si stavano iscrivendo entrambi e si sono conosciuti solo, pensate che strana coincidenza c'è la vita, no? Nel senso che, come si dice, venendo qui a Roma hanno preso lo stesso posto nello stesso bed and breakfast. E lì si sono detti, tu fai il corso lì? Sì, di dove sei? Di Giuliano, pure io. Una cosa proprio, guardate, non si può immaginare una cosa del genere, cioè che due, stesso periodo, si iscrivono, stesso bed and breakfast e poi alla fine, come si dice, vengono qui a fare il corso da me. Non si conoscevano prima. La vita è proprio una cosa particolare, no? Comunque erano presenti, queste cose le abbiamo fatte, la luce come vedete è tornata finalmente, era ora. Che ci stiamo combattendo da dunque ieri c'era il cliente, pensavo di darglielo subito perché pensavo che era solo la backlight, invece quando ho visto anche la back screen ho detto senti me lo devi lasciare, devo vedere di riparare. Poi abbiamo trovato tutta ancora altro, come avete visto, no? C'era anche il diodo rotto, abbiamo dovuto poi staccare la L330 perché stava in corto, poi il corto abbiamo visto che era generato dall'U330 che non abbiamo per adesso rimesso, ma rimetteremo. Tanto attiva il flash, chi se ne frega. La luce è tornata, come avete visto, no? E lo metteremo adesso, non subito perché non ce l'abbiamo. Dunque, salutiamo anche Daniele Iannotti. Ciao, buonasera pure a te. Un saluto anche a MacBlog che ci sta seguendo anche lui nella diretta su YouTube. Ci vuole un po' prima che si carichi, perché la batteria è un po' ciofeca, secondo me. Perché si sta caricando, ma non proprio con una carica forte, perché sta caricando a 0,9. Essendo così scarica, doveva caricare almeno a 1,4, 1,5. Ma io che ce posso fare? Io do una botta in testa. Il telefono non scalda, carica molto lentamente. Questo io ho controllato se l'U4005 era guasto, mi dice il tester che è buono. E quindi che ci devo fare? Devo aspettare che si carica. La batteria dice sto caricandomi. Strano però, che si carichi così lentamente. Facciamo una cosa, per assicurarci che non sia guasto comunque l'U4005, dicasi anche U2, alimentiamo questo telefono con l'emettitore da banco, così se vediamo che poi nelle impostazioni dice che c'è, come si chiama qui, che la batteria è carica al 100%, vuol dire che è tutto a posto. Se invece ci dice 1%, allora vuol dire che l'U4005 è da sostituire, è da mandare a fare la spesa. Tanto la batteria si può caricare pure in un secondo momento, no? Quindi stacchiamo la spina, lui mi dice caricami un'altra volta, mettiamo l'emettitore da banco così finalmente vediamo come parte e tutto il resto, no? Allora, alimentiamo. Oggi quando abbiamo provato ad alimentare con l'emettitore da banco c'era un cortocircuito, no? Qui c'è pure lo schermo, che deve, l'hanno già cambiato, io tanto lo possono dare indietro, io lo ricambierei. Allora, alimentatore da banco, facciamolo partire. Accendiamo.
Ecco che è partito, ecco qui la luce, la mela. Quindi non c'è più né backlight né backscreen. Come programma per andare online ci chiede MacBlock se usiamo OBS, sì. Mi chiede se sono dalla Lazio o da Roma, di nessuno delle due. Allora, sta partendo, eh. Dovrebbe essere resettato sto telefono se non mi sbaglio, così mi hanno detto loro, come si può dire, i padroni. Io non sono padrone, non è mio il telefono. Come vedete stiamo alimentando a 4,2 e sta assorbendo giusto, non ci sono corti. Eccoci qua, infatti sta in hello, hello, hello. C'è l'email? Sì, c'è l'email, c'è il segale, c'è tutto, quindi. Poi provvederanno loro a attivarlo. L'unica cosa che ho. Ah, vedete, la batteria è piena, quindi l'U4005 è buono. Qui c'è da cambiare anche, quindi glielo dirò, schermo e batteria, perché la batteria carica troppo poco. Siccome invece vedete la carica è giusta, lui mi dà la batteria piena, l'U4005 e il Tigris stanno funzionando bene. Non sono da sostituire. Da sostituire la batteria e anche lo schermo, perché con quell'altro schermo noi non vediamo nulla, con questo invece vediamo tranquillamente tutto, no? Ok, io penso che con questo abbiamo terminato. Riparazione completata con successo. Bene, avete visto tutta la riparazione. Comunque c'è un video dell'altro giorno di questo telefono, quando c'era ancora qui il cliente. Poi c'è il video di oggi della prima parte della riparazione. E poi adesso c'è anche questo qui della seconda parte in cui abbiamo terminato la riparazione. Mi rendo conto che alcuni video sono tanto lunghi, io non ci posso fare nulla, pure questo già 43 minuti, caspita Caterina, pensavo di meno. Bene, abbiamo terminato per quanto mi riguarda. Giusto un accenno, ce n'è un altro uguale di là. Spegniamo intanto questo, perché questo sta a posto. Ecco qui, l'abbiamo spento. Dicevo, ce n'è un altro uguale, c'ha più o meno lo stesso difetto. Quello era proprio morto, morto, morto. Questo backlight, quello proprio manco si accendeva. E sta più o meno la stessa questione. Volevo vedere un attimo cosa c'è, giusto per dire, si riparerebbe così, cioè per fare una diagnosi qui in diretta insieme con voi. Questo lo possiamo tranquillamente poggiare, l'abbiamo riparato, lo schermo non è il suo, per cui lo riprendo. Lo schermo è di quest'altro utente che vi stavo dicendo. Quindi lo schermo funziona. Il telefono è quasi quasi uscito dalla morte, ma ancora no. Avete visto che questo qui era di colore silver? No? Anzi no, questo è grey, vero? Questo è grey, silver è più bianco, se non sbaglio. Questo invece è rosa, dorato. Che c'è scritto qua? Eh? Ah, mi sa che l'ha comprato da questo tizio qui. Conosco pure questa persona e questo cognome. Vabbè, allora. Vi dicevo, questo qui lo sto riparando e sono arrivato a buon punto, nel senso che da morto adesso è semi morto. Diamo un attimo un'occhiata a che cosa c'è, così anche qui possiamo fare un'ipotesi di riparazione, cioè cosa dobbiamo fare per ripararlo completamente. Andiamoci un attimo nell'omicron del microscopio. Eccoci qua. Misuriamo prima di tutto qua sopra i tre valori della backlight, no? 600, 500, 600, no? Ormai l'avete imparato questi, spero, no? Allora, vediamo. Comunque non proprio preciso, ma giù di lì. Primo valore è questo, e sta su 600, buono. Secondo, 500, un po' più alto, ma 500 c'è. Il terzo, 600. Andiamo a vedere sulla black screen, che è qui. Allora, partiamo dal primo, 400 va bene. Secondo, 500, poi 1400, 1500 va bene uguale. 300, 600, dunque questa era 600, sì, 300, 546, basta. Quindi anche, non c'è né backlight né black screen secondo quello che abbiamo misurato qui. Come vedete io ho cambiato però l'FL, questa qui sopra l'ho sostituita, data una pulita, l'ho sistemata, comunque l'ho cambiata quella. Allora, vediamo qua sotto invece. Allora, abbiamo detto qui 325. Quanto abbiamo? Sto davanti. 350 circa. Anche qui, ok. Qui 500. Qui 500. Ecco qui, non ci siamo. Deve essere 500, invece abbiamo
341 qui. Che mi ricordi è 500, vediamo se mi sbaglio, eh. Do una controllata un attimo, ragazzi, eh. Allora, là sopra. No, mi dice 310. Vabbè, allora mi ricordavo male. Va bene quel valore. Dall'altra parte no, invece, sui 500. 500, sì, 533 dice il valore di Isidro. Quindi, vabbè. Allora. Poi, sai, ogni software dice quello che gli pare. Dunque, qui non mi ricordo quali lavori ho fatto in precedenza, ma vedo che sicuramente ho cambiato anche il ciclo della backlight perché non è resinato e lo vedo nuovo. E qui potrebbe essere il diodo a specchio che è guasto, sapete, da come lo vedo io. Vediamo. Buonasera anche a Peter, perso. Signor Lorenzo, per quanto riguarda le guide su OBS, guarda su internet, ce ne sono di tante e anche molto complete. Io non sono preparato su quello. Grazie a Dio mi funziona, non mi dà problemi. Ce ne sono anche altri di software molto buoni per questo tipo diciamo, di necessità, no? Che ho io di fare delle dirette in streaming e che so che sono molto buoni, alcuni sono anche a pagamento. Allora, io vado 4021.
abbiamo il nuovo diodo perché quello era completamente andato, non c'era più possibilità di mettere stagno, quindi non avrebbe attaccato. Ne sto aprendo uno nuovo. Maledetto, ti vuoi aprire o no? Andiamo, scendi da qua. Scendi dalla giostra. Ecco, dunque, piazzola lunga e piazzola corta, vediamo qual è la piazzola lunga e qual è quella corta. Ok, così. Quindi va messo così. Bene. Andiamo qui. E proviamo quindi a saldarlo. Ogni tanto Massimo, ogni tanto, hai ragione. Vediamo i valori. Qui ci sono. Andiamo sulla black screen.
non è ancora fredda perché questo non c'è. Aspetta ancora un po'. Non è ancora abbastanza freddo. Ancora non c'è il valore. Lorenzo Gamer me l'ha già chiesto. Schermo quale? Vetro o LCD poi? Non c'è ancora il valore qui, deve ancora tornare. È ancora calda. Questa c'era tutto e di più, ragazzi. Eppure qua dietro mancavano dei componenti e li ho rimessi. Qua dietro erano ossidati. Se questo riparte è un miracolo. Insomma, non è facile. Allora, vediamo il terzo punto, se stiamo sui 1500. Niente. Il terzo non torna, è uscito da parecchio ma non torna. La black screen è ancora presente, se non torna quel valore stiamo in black screen completo, manca la 5,7. Allora, mancherebbe un valore. Andiamo a scoprire qui perché la black screen non c'è. Prima c'era, mi è sembrato, però adesso non c'è. Non c'è, non c'è. Qua giù c'è tutto, no? Vediamo un po'. Sì. Sì, qui c'è tutto. Si è fatto vedere per un attimo, poi è scomparso. Apriamo un po' qua per vedere se è bruciata la FL. Sembrerebbe che c'è la black screen. Manca la 5,7 volts.
Buonasera ad Angelo Marche. Allora, andiamo a controllare questa linea, se c'è tutto o c'è qualcosa che non va, perché questa linea non ha il valore che dovrebbe avere, no? Allora, era la linea sulla piazzola numero 3, che poi dovrebbe è un altro nome sullo zillion. Adesso lo vediamo insieme qual è il nome vero. Mi sembra che sia una quarantina circa. Mettiamoci sullo zillion. Eccolo qui, andiamo a inquadrare la zona che ha il difetto, che è questa qui. Dunque, la piazzola è questa, la numero 3, che è della 5,7 volts o anche dicasi black screen. Allora, o è questo condensatore, o è questa induttanza, oppure nella parte di sopra, con chi andiamo a che fare? Con la parte di dietro. Il piccolo IC della immagine si chiama U4000 e con due condensatori. Quindi la piazzola numero 3, che doveva avere 1500 circa, ci riporta a questo condensatore e a questa induttanza, l'FL4207 oppure condensatore 4207. Quindi FL4207 e anche condensatore 4207. Dunque, vediamo un po' come siamo messi qua. E quindi sta subito sopra alla piazzola numero 3. Dunque, prendiamo un attimo il multimetro, ricontrolliamo se fosse tornato magicamente il valore. Qui non c'è nulla, qui sopra nemmeno, dall'altro lato qui abbiamo un 500, oppure l'ho preso dall'altra parte. Aspettate, qui abbiamo. Oddio, non riesco a beccarlo. Quindi è questa l'induttanza. Qua sopra 1470, quindi nella parte superiore il valore c'è, nella parte inferiore il valore c'è, qui c'è, è tornato, ma che cavolo, è stupido sta cosa. Il valore è tornato, qui c'è una cosa molto rovinata, che è questa qua sopra. Che cos'è quello? Allora, è il terzo in linea, è una resistenza. La R4220 che ha a che fare con l'LCM Reset. Sulla piazzola 33. 1, 2, 3. La sesta piazzola. La sesta piazzola deve avere come resistenza a massa, se tutto funziona bene. Allora, quanto deve avere? Andiamo a vedere solo zillion, perché chi se lo ricorda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E diciamo di farci vedere le resistenze, perché adesso non sono visibili. Dunque, stiamo sulla sesta, togliamoci. 3, 6, 6, se tutto va bene. Come valore di resistenza a massa. Contiamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
abbiamo 3,50, 3,60, quindi c'è anche sulla resistenza, abbiamo lo stesso valore. Tre, cinque, due. Qui bippa. Oddio, ma come gira sta? Come gira su questo? Allora, dalla parte destra deve essere il valore sulla FL e poi dalla parte sinistra deve passarlo di là. Vediamo. Quindi questa FL deve avere valore qui. Oddio, qui. E qui e poi lo passa qui, mentre da quest'altra parte la resistenza no, non può fare così però, perché non è una ma ah sì, è una massa dall'altra parte. Ok, no, l'ho visto male, quindi è tutto ok su questa linea. L'LCM reset, quest'altro magicamente è ritornato, vediamo, adesso non c'è più. È strana sta cosa, eh. Porca miseria. Quei 1.400 non ci sono mai, o quasi mai. Claudio, buonasera, ciao. Mettiamoci allo stesso verso, cioè così. Allora, quel condensatore lì e quell'altro condensatore. Niente. Niente. Ah, qui c'è. Qui no. Qui però c'è. Poco fa l'ho visto. Questo è un valore fantasma, ragazzi. Ci abbiamo i fantasmi. Adesso c'è, adesso non c'è. Poco fa c'era. Adesso non c'è più. Dovrebbe essere questi C che sta funzionando male. Il C delle immagini. Ok, l'abbiamo bardato bene, onde prevenire rotture di scatole. Abbiamo messo monetina, monetina e Capton. Allora.
Allora, vediamo com'era messo, che non me lo ricordo per niente. Allora, 4000, la piazzola, quella diciamo di riferimento, sta verso l'interno, accanto alla L4000, quindi bisogna girarsi ancora un po'. Gira, gira che tiri, gira, ecco così. Scendi giù, grazie. Così. Ecco, che stanchezza. Allora, l'abbiamo messo, si è posizionato bene. Vediamo se il valore adesso è tornato, diciamoci così. Allora, dobbiamo avere circa 1400 su questi due condensatori qua accanto. Eccoli qua.
sarà tornato il valore, o sta ancora in pensione. Ci andiamo al nostro multimetro. Allora, sì, 1200, 1200, meglio che niente. È tornato a casa. Vediamo se anche davanti, sulla terza piazzola, il valore sta tornando. L'estate sta tornando e un anno se ne andò. Terza piazzola, no, abbiamo detto. Dovrebbe essere intorno a 1200, poi piano piano dovrebbe salire. Vediamo. 1200, quasi 1300. Bene. Stavolta il valore ci sta. Fuck you. Allora, finalmente torni a ragionare o sei ancora nel regno dei morti? Vediamo. Voilà. Questo comunque è un telefono che ha fatto di tutto e di più, eh? Acqua, macchine sopra, insomma, l'hanno veramente trattato un po' male. Quindi se fa l'offeso questo telefono, c'ha ragione. Allora, siccome si sta raffreddando, mi sono lavato le mani che sono tutte piene di frussante, ragazzi, e io odio il frussante. Eccoci qua. Allora, controlliamo tutti i valori e partiamo poi con l'eventuale montage. Allora, i valori che dobbiamo trovare stanno sul connettore LCD. Allora, prima di tutto i tre in alto. Ci sono? Vediamo un po'. Allora, uno, ci sta, due, ci sta, tre. Ci sta. Andiamo a vedere sulla black screen adesso. Allora, uno, c'è, due, yes, tre. Oh, famo scherzi, stronzo. Dove sei andato? Oddio. No, questo mi ricordo che veniva da questo. Quattro. Si sta scema. Oh boh. Ci sta e non ci sta, ci sta e non si sta. Vabbè, speriamo bene. Se ci sta, ci dà anche la luce. Oddio, riecco il frussante, me l'ha appena lavato le mani, eh. Vaffanbene, oh. Frussante dappertutto, ragazzi. Aprite un laboratorio e vi farete i bagni col frussante. Porca miseria. Ah sì, un po' di frussante la sera,
è tutto a posto. Allora, ecco. Adesso va un po' meglio. Si era un po' sporcato il frustante dello schermo. Allora, vediamo se è tornato a vivere tra il regno dei vivi. Dunque, l'LCD è questo. Ok, proviamo. Allora, accendiamo. Sullo schermo non compare. Ah no, c'è una mela. Stiamo in backlight. Beh, già è meglio che non avere nulla, no? La vedete la mela in backlight? Sì. Almeno. Ma come fa a stare in backlight se io i valori ce li ho? È sempre la solita cosa, sono i diodi del cavolo che stanno funzionando male. Dunque, sta ritornando in vita allora, no? Non c'è più la black screen, ma c'è la backlight. Thank you. Fuck you, c'è una backlight. Vabbè, meglio che niente. Meglio che un calcio in bocca. La batteria quindi dovrebbe essere abbastanza carica, visto che siamo partiti con la batteria. Oh, ci dovrebbe essere scritto un codice d'accesso da qualche parte. Vediamo un po'. Vabbè, comunque stiamo in backlight. Con tutti i valori stiamo in backlight. Ci chiede l'accesso? Sì. Beh, io adesso non mi ricordo il codice. Lo devo andare a vedere. Me ne avevano scritto qua dietro. No, non l'ho scritto. Perché se sbaglio poi mi si blocca. Però adesso è vivo. È vivo. Allora faccio vedere con tre utils che è vivo. Chiede però, vabbè, se prima non entro, pure che si vedrà che un telefono sta chiedendo l'accesso. Aspettate un attimo, dove prendere il codice. Questo è un 6S, quindi vado nell'archivio di 6S e dovrei trovarlo. Adesso ci schiamo sto codice, se no non lo so, tra un po' non lo so più. E poi come lo metto per entrare? Anche se sta beccato lo mettiamo ugualmente. Ok. Lo so scritto qua giù così voi non lo vedete. Ma il computer perché non lo vede però? È collegato, sì. Computer, c'è un telefono collegato? È acceso, sì. Aspettate, vediamo se vedo. La tastiera, sì, la vedo la tastiera. Ah, questo fino a che non gli dà l'accesso, il computer non lo vede. Che stronzata. Dunque, non riesco a vedere lo schermo. Allora, eccoci qua. Siamo entrati. Nessuna SIM installata. Connect device. Si sta connettendo. Beh, entro domani ti connetti? Allora, togliamo intanto il timeout dello schermo, se posso. Dove sta? Impostazioni. Eccolo. Dove stiamo? Schermo. Schermo. Eccolo qui. Dunque, dove sta scritto la pausa? Dimensione testo. Standard. Night shift. No. Posso aumentare al massimo la luminosità, ma tanto non si vede un cazzo uguale. Ah, questo non ce l'ha qua il timeout. Dove ce l'ha il timeout questo? È un vecchio software. Vediamo se sta qui. CarPlay, accessibilità, spazio libero, aggiornamento background, sincronizzazione tunes, VPN. Ma dove sta il timeout dello schermo? Ragazzi, dov'è il timeout dello schermo nei cosi vecchi? Non lo vedo. Eccolo, il telefono è comparso sul vostro schermo. Quindi adesso si vede.
Dove si imposta, ragazzi, il timeout? Non era in schermo? Allora, time shift, ah, eccolo, 30 secondi, togliamo questi 30 secondi, mai, perché a me mi serve di lavorare e non che mi va in timeout. Ok, sta in backlight, quindi diciamo che adesso è il proprietario vero e proprio, che non è quello che ce l'ha portato, ci ha portato Luca, ma il proprietario si chiama Massimo. Posta, beh, anche lo scrive qui, ai fondi Massimo, faccio vedere un attimo, no? Treo Tools l'ho aperto e lui è vivo e vegeto su Treo Tools. Quindi questo qui, perché non si vede? Non so, questo Treo Tools che sta resettato, possibile? Ah, piuttosto, sì, si è riavviato. E questo sta in timeout, purtroppo. Ci sono anche altri problemi, ma glielo dico a sto signore, perché vabbè che devo fare un prezzo fisso, ma gli ho riparato di tutto e di più, ma che altro gli devo riparare? Ma se non mi ha salvato le impostazioni, mi tocca rimettere un altro tutto. Ho detto di togliere il timeout dello schermo, converrebbe togliere pure sto cacchio di codice accesso perché mi rompe solo le scatole quando sta in backlight. Poi magari si può rimettere tranquillamente tutti i codici, pure tutto uno, quello che uno vuole, no? Tanto salutiamo anche Bastardi Inside e Inside sarebbe e Ranieri Faeta. Allora vediamo, sta ricomparendo, non mi chiederà almeno il codice d'accesso. Oh, la mela si vede un po' meglio almeno, ma va. Che fosse guarito? Sta sempre in backlight. Mela nera, schermo bianco, quindi schermo bianco. È giusto. Dai, su, andiamo. Eccolo, o oh no, non vedo niente ancora. Ah sì, eccolo. Siamo entrati. Vediamo se il timeout l'ha conservato come tolto. Lì non si vede una cacchio. Prima qualcosa si vedeva, ma si vede ancora più buio. Andiamo sempre più buio, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Schermo luminosità. Il timeout l'ha tolto. Blocco automatico mai. Vabbè, già almeno qualcosa abbiamo conservato. Vabbè, questo si resetta di continuo. Noi intanto. Ah, aspetta, togliamo anche il codice d'accesso, così almeno la finimo de. Impazzisti coi codici, dove sta? Touch ID e codice. Lo rimuovo. Aggiungi impronta, disabilita il codice. Disattiva. Ok. Tanto a me il codice non mi serve. Spegniamo. E poi vedremo che altro diavolo c'ha, perché dopo un po' va in timeout. Potrebbe essere la batteria, adesso spento, tra un po' dovrebbe scomparire dal vostro schermo. Avete visto, no? I fondi massimo, eccetera. È un 64 GB, gigabyte. Vabbè, i miei seriali ce l'avete davanti, verificato, attivato. Questo mi sa che. Vediamo che software c'ha. Non sono fatto in tempo a leggere. Penso che sia vecchio, in quanto mi sembravano le icone un po' più vecchie del solito, però può essere che mi sbaglio. Ok. Quindi sta in backlight, dovrebbe essere il diodo, ma stasera basta perché è tardi e poi ci sarà qualche altro problema. Non so se la batteria, vediamo la batteria del signore quanti cicli ha di ricarica, perché se ogni tanto stacca o è perché scalda, non mi pare, o perché sta batteria è arrivata, vediamo quanti cicli ha, la colleghiamo. C'ha solo 857 cicli, niente di che. Vedete, faccio vedere. È nuovissima. Un attimo solo, ecco qua. 857. Sta a 3,8, ma c'è 857 cicli. Quindi potrebbe essere la batteria. Non è detto che lo sia, però. Però comunque sta batteria lascia a desiderare, no? Voglio un attimo vedere se io faccio partire il telefono con l'alimentatore da banco, se mi segna 100%. Di grandi successi e quindi se rimane stabile senza riavviarsi, perché se ha la batteria con l'alimentatore da banco dovrebbe rimanere fermo, no? Se anche con l'alimentatore da banco se ne riparte, poi dovremo andare a vedere che diamine c'ha oltre a quello che abbiamo già riparato. Questo signore ha detto: mi fammi un prezzo buono, poi io ti fare sconti. Beh, di per sé sconti, scontri. Mi vuole fare gli sconti sui pneumatici, vabbè, però mi possono pure servire i pneumatici. Ma adesso però non si campa di pneumatici. Non so se voi mi mangiate i pneumatici a colazione.
Dunque è partito, il backlight mi è partito, voglio vedere se rimane stabile, no? Intanto ho tolto il codice accesso che ci rompeva sicuramente le scatole, così non dobbiamo mettere nessun codice per entrare, entra da solo. Ora sta partendo, vediamo se andasse in corto, se va in corto ce lo dice qua e quindi c'è un problema ulteriore, altrimenti potrebbe essere un problema sulla parte alimentazione e non so che altro, va. Poi è da vedere perché non è che uno lo sa a priori, no? Se voi sapete le cose a priori venite che vi assumo. È un buon cosa che venite qua, mi dite tutto quello che c'è sta su una scheda e noi lo ripariamo. Sta partendo, eh. L'assorbimento va bene così. Nessuna lucetta rossa si è accesa, io almeno non le ho viste. Partito, non si vede niente, però da un po' dovrebbe comparire qualcosa, una sottospecie di desktop, no? Chiamasi anche scrivania, per ora non c'è. No, ancora non si vede nulla. Ancora niente. Ecco, è partito, nessuna SIM installata. Ma vediamo se rimane stabile. Intanto vediamo che diciamo batteria lui dice. Se dice 100%. Oh, aspetta, vediamo un po' se si vede. Non si vede un cavolo. Questa backlight qua non riesco a leggere che livello di batteria mi segna. Batteria, batteria, fatta la pesca. Vediamo se si legge. No. Si vede da qui tante volte? E come no? No. Ah, però lo possiamo vedere tra tre tools, no? Se mi dice 100% oppure no. Quindi aspettate un attimo, colleghiamolo al computer, sto telefono. Quanta batteria ci dice? Un attimo solo, che guardo. 100%, quindi non dovrebbe avere problemi, almeno per questo lato, no? Di batteria. Vedete, mi dice 100% charged sopra. Quindi vuol dire che sente che c'è un elemento da banco e rimane tranquillo e sereno. Ripartirà? Speriamo di no. Vediamo se rimane stabile. Ma sa che è già ripartito, eh. C'è qualcosa sullo schermo ancora? No. Quindi è ripartito, ragazzi. Anzi, peggio, non si vede più niente. Lì dice 100% di grandi successi. Qui non c'è niente, non c'è schermo, non c'è nulla, ragazzi. Si è spento proprio. Perché lì rimane ancora scritto che c'è un telefono? Ehi, ci sei? Sei morto? Ti facciamo il funerale? Sentiamo se scalda. La CPU non scalda. Aspettate. Scalda che sì. Mo' non so se questa temperatura è accettabile, ma scalda. Vediamo qua sopra pure. Boh. C'è qualcos'altro da fare. Parte, ma se c'è un riavvio. Vedremo. Ora è tardi e devo tornare a casa mia. E
È già sera, ma perché mi dà che ancora c'è collegato quando per me si è riavviato? Ma che ne so, perché sullo schermo non vedo nulla. Vabbè che sta in backlight, ma nemmeno le iconcine che vedevo prima, niente. Boh, vabbè, io direi che per ora basta. Togliamo la corrente, stacchiamolo anche dal computer. Poi vedremo, signor Nicola o Luca oppure Massimo aspetteranno ulteriori info, però boh, l'abbiamo riportato in vita, c'è ancora qualcos'altro da fare, vedremo. Signore e signore, ci lasciamo qui, sono le ore 20:50, penso che basti così per oggi, e anche oggi che non dovevo lavorare ho lavorato, bravo Giuseppe, va bene, e vabbè, quando bisogna lavorare bisogna lavorare, non mi giro indietro, eh. Se c'è da lavorare si lavora, avevo delle cose da fare, ne ho fatte un paio. Sono contento perché uno, due le abbiamo risolte, questa qui è in via di risoluzione. Ragazzi, vi saluto qui, ci lasciamo per ora, anche se non ci siamo messi insieme, ci lasciamo, ci vediamo un'altra volta in diretta, perché qualche lavorazione la facciamo in diretta, altre anche in differita, perché sempre in diretta poi vi stufate. Questa quanto è durata già sta diretta? Tiè, un'ora e 50, è lunga, eh. A finire che YouTube gli esaurisco lo spazio a forza di mettere video così lunghi. Beh, per quanto mi riguarda è tutto. Se avete domande o osservazioni fatele adesso perché io vi sto salutando tutti quanti. Va bene? Mi sembra che non avete domande, meno male. Vi lascio i 7 secondi fatidici perché tra me e voi in genere passano 7 secondi, più o meno, eh. Meno o più. Poi se vi dico cosa sto vedendo io via wifi della mia diretta, sta ancora a caro amico, quando ancora stavo riparando qualcosa che ho già stra riparato e tutto quanto, per cui pensate un po' a me come mi arriva in ritardo lo streaming via wifi, eh. Ho protestato con chi di dovere, invece che protestare devo fare una cosa, devo cambiare, perché se uno cambia viene servito meglio, secondo me. Dunque, vabbè, Antonio ci dà buona serata, quindi allora buona serata a tutti quanti, ci vediamo alla prossima puntata, vi ricordo che qui facciamo i corsi per tecnici di laboratorio, domani continuiamo ancora per l'ultimo giorno per i due aspiranti tecnici e avremo poi la settimana prossima sei tecnici, ah mi hanno detto di dire i nomi, quindi ve li dico subito e anche dove li piazzerò perché dopo dicevo, ma tu non me l'hai detto dove stavo io, lo dico, qui lo dico, qui lo nego, un attimo solo che... Lo diciamo perché ci tengono, pare che questa diventerà una tradizione. Dove metto i nomi di queste persone? Li vado a prendere intanto, eh. Arrivo. Allora, non c'ho ancora il cartellino perché c'è stato un problema e quindi vabbè, non riesco. Vi faccio domani i cartellini dei nomi, però vi posso dire intanto chi sono i futuri candidati. Quelli di adesso ci sono ancora, devono fare un altro giorno, poi hanno finito e sono De Carlo Giuseppe e poi c'è Pezzano Mariano che sta di fronte a me. Invece, prossimo turno lo avremo con i seguenti candidati. Allora, eccoli qua, dal 5 novembre al 9 novembre, poi dal 12 novembre al 16 novembre, perché sono dal lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, no? Quindi al 5 novembre li abbiamo divisi così perché alcuni poi chi fa una settimana, chi ne fa mattina, chi fa pomeriggio, per cui così abbiamo proprio presente come sono i candidati. Avremo quindi per prima di tutto Barbieri, Marcello. E sarà solo per una settimana e lo metteremo lì in fondo sulla sinistra, Barbieri Marcello laggiù. E farà quindi un recupero di una seconda settimana perché già ha fatto in precedenza una settimana, adesso dovrà fare solo una settimana. Poi abbiamo Speranza Alberto, Speranza, speriamo che vai bene. Tu sarai di fronte a me, spera qua davanti.
Ma non mi ricordo chi mi ha chiesto di sapere i posti e dove mi mettevo, però davanti a me, poi farò vedere domani magari la postazione, così la fai vedere ai genitori, così mi hanno detto faccio vedere ai genitori, mio padre e mia madre, così si mettono, come dice, il cuore a posto. Dunque, lui farà tutto il corso fino al 15 di novembre, se non sbaglio. Sì, farà tutto quanto, mentre il primo Barbieri Marcello farà una sola settimana, perché farà solo la seconda settimana, poi eventualmente verrà per fare da noi lo stage, che dopo aver fatto il corso è sempre consigliato di fare un po' di gavetta di esperienza, no? Dunque, Speranza Alberto davanti a me qui, proprio spiccicato. Dove sta adesso Mariano? Poi c'è Claudio che me l'hanno raccomandato, dice, trattamelo bene perché questo è un mio, è una ditta di pugliese che ce lo manda. Non mi ricordo il nome della ditta, quindi non me ne voglio se mo non dico il nome della ditta perché nessun problema a dirlo. Mi sembra il repair, però non mi ricordo. Dunque, allora, si chiama Cea Claudio e sarà qui, sulla destra, dove sta adesso De Carlo Giuseppe. Lui farà 2 settimane come Speranza, quindi si conosceranno bene. Non so se saranno lo stesso bed and breakfast, comunque saranno tutti e due qui. Poi abbiamo qui, dietro a me, alla mia destra, ci saranno due fratelli, uno a destra e uno a sinistra, ne faccio i santi, eh. Due fratelli proprio alle mie spalle, uno a destra e uno a sinistra, e sono i fratelli Donnola. Uno si chiama Sandro, l'altro si chiama Emanuele. Tutti e due alla mia destra e sinistra. Vennero qui a parlarmi per dire com'era il corso, per conoscermi, eccetera. Sono venuti, hanno aspettato il concorso, hanno vinto e quindi hanno avuto lo sconto del 50% e sono stati inseriti. Attenzione, questi che faranno il corso hanno vinto tutti quanti, eh? Tutti quanti hanno vinto il concorso e sono contenti. Anche Marcello a suo tempo ha vinto il concorso, per cui tutti quanti a quanto pare aspettano il concorso per vincere. Bravi, eh? Siete furbastri. Poi dicono che io sono caro, vabbè, lasciamo stare. Allora, quindi due fratelli Donnola, Sandro ed Emanuele alle mie spalle, destra e sinistra. I santi, oggi è la festa dei santi, i santi. Quindi ripeto, perché mi è stato chiesto di dirlo, davanti a me, alla mia sinistra, ci sarà Speranza, scusate, Barbieri Marcello, non Speranza, Barbieri Marcello lì, lo mettiamo lì, a quella bella postazione dove uno spesso si isola così bene, dice, non tenete conto che ci sto io, però io vado lì, che stiamo a fare, stiamo lavorando, oppure no, questo è quando? Allora, c'è uno che si mette al bagno, beh, mettiti al bagno, tranquillo. Poi, davanti a me avremo Speranza Alberto, che farà una sola settimana, no, 2 settimane, mentre Barbieri ne fa una sola. Alla mia destra c'è Claudio e dietro di me i fratelli Donnola, Sandro ed Emanuele. Tigro, tu non esci perché oggi sei stato male, vai a dormire, vai, show, show, non esci oggi. Perché tutta la mattina non sei uscito perché stavi male, quindi mo, sei appena guarito, fai un po' di stattene a casa perché fuori il tempo non è affatto buono. Per quanto riguarda invece la seconda settimana, perché ogni corso dura 2 settimane, però da lunedì a venerdì, quindi sono 40 ore e 40 ore, avremo quindi Mazza Nicola che recupererà la seconda settimana. Allora, Mazza Nicola, quando ha fatto il corso, stava qui alla mia destra, stavolta andrà davanti a me qui. Alla mia sinistra, proprio davanti a me. Perché? Perché non voglio far cambiare posto di chi già c'era. Perché qui ci ho messo c'è Claudio e c'è Claudio continuerà, ok? Mentre Mazza Nicola non avrà nessun problema a mettersi qui davanti a me. Buonissimo. Poi Speranza Alberto rimane dove sta, quindi ok, pure c'è Claudio e dietro di me sempre i fratelli Donola. Quindi l'unico cambiamento che ci sarà andrà via Barbieri Marcello perché finisce la sua seconda settimana, verrà a fare la sua seconda settimana al suo posto Mazza Nicola e lo metterò al posto quindi di Barbieri Marcello. Se è chiaro, spero di sì, poi magari faccio vedere perché mi è stato chiesto, non è perché voglio fare, come si dice, voglio dirlo prima, eccetera. Volevo anche dire che ci sono degli stagisti, perché accettiamo, come vi ho detto, chi ha fatto il corso che venga poi ad approfondire, a fare gavetta. È già venuto a suo tempo, mi sembra una volta, Vincenzo Ilardi, ritornerà a fare lo stage dal 5 novembre al 9 novembre. Già lavora benissimo, ha fatto il corso da noi ormai mesi fa, verrà a fare lo stage dal 5 al 9 novembre. Invece nella seconda settimana, dal 12 al 16 novembre, verrà a fare lo stage. Attenzione, lo stage è gratuito, non è a pagamento, nel senso che dopo che uno ha fatto il corso non è che se viene da me a fare lo stage per fare gavetta per imparare meglio, paga, non paga niente, non si paga, ok? Allora, dunque,
Nella seconda settimana, dicevo, invece c'è un altro stagista, quindi andrà via Vincenzo Ilardi e arriverà Salvatore Angelo. Non so se ve lo ricordate, stava qui sulla mia destra, farà lo stage lui al posto di Vincenzo Ilardi. Farà una settimana di approfondimento, diciamo di gavetta, dopodiché vedremo come va, perché a lui dobbiamo ancora consegnare il certificato di tecnico di laboratorio. Abbiamo detto aspetta un po', vediamo come, se vai meglio, dopodiché te lo possiamo consegnare. Non è una scortesia, ma è un dire aspetta, forse c'è ancora qualcosa da imparare, poi possiamo cominciare a darti l'attestato e dopodiché fare ancora esperienza e diventare un grande tecnico. Questo è il piano di lavoro delle prossime 2 settimane di novembre. Quindi domani ancora ci sono i due che stanno terminando il corso, Giuseppe e abbiamo davanti a me Mariano. Poi verranno queste altre persone che vi ho elencato. E stiamo poi raccogliendo altre persone, nel senso che avete visto che c'è un altro concorso, stiamo raccogliendo i nominativi di altri che parteciperanno al corso per tecnico da laboratorio. Ne abbiamo già di iscritti, aspettiamo altre iscrizioni. Per iscriversi basta inviare una mail a info@fonassistroma.com oppure anche info@fonassist.it. E dire che vi volete iscrivere al corso per tecnico di laboratorio scontato che abbiamo chiamato Natale scontato presso iFonassist, né più né meno. Sempre scontato del 50%, quindi non costa 2000 ma ne costa la metà più o meno. Più o meno, perché costerebbe 2376 con lo sconto che facciamo, costa la metà e quindi è più appetibile. Faremo le vacanze di Natale insieme con questi altri che verranno quella settimana là. Novembre poi, questa arriverà fino al 16 novembre, c'è anche una seconda settimana di novembre che sarà dal 19 al 30 novembre e ci sono altri nominativi. Ci sarà un ragazzo di Roma che è mio, mi segue sempre su YouTube e anche su Facebook, Rinaldi Roberto, che farà la mattina dal 19 al 24. Poi avremo Ritacco Angelo del centro telefonico di Riccione, che saluto, che mi sta sempre a dire il 19 ci vediamo, il 19 ci sarai pure tu, tranquillo. Poi c'è Di Perno Michael, che verrà sempre il 19, e abbiamo anche Rapisarda Daniele, che naturalmente anche lui parteciperà al corso dal 19 in poi. Ci sarà un piccolo cambiamento poi nel fatto di queste persone, perché Ritacco Angelo farà solo una settimana perché è al negozio, poi verrà più in là. Al suo posto metteremo la Scala Roberto. La Scala Roberto farà la seconda settimana di corso, è già venuto quindi qui, ritorna. Non so se l'ho fatto vedere in qualche diretta, però magari qualcuno non se lo ricorda, tornerà nuovamente a fare la seconda parte di corso. Bene, questo è quanto, ragazzi. Spero che non vi ho tediato, perché me lo chiedono i miei corsisti, ho voluto fare questo piacere di dirgli come sta la situazione, chi ci sarà qui. Quindi dalla prossima settimana qui ci sarà il pieno da lunedì, non ci sarà manco posto per spostarsi. Però più siamo meglio è, come si dice, no? Più siamo più ci divertiamo, ok? Non ho toccato quella postazione laggiù, perché quella postazione laggiù per adesso non la tocco perché non serve, è quella di Gianni che sta facendo lo stage ed è di Roma. Ok? Questo è tutto. Se avete domande fatele, io sto per salutarvi e dirvi buona serata.